ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Stanno per concludersi i lavori per la realizzazione del centro polivalente al quartiere Paludi. La trasformazione dell'area dell'ex scuola di fronte all'abbazia di San Marco è quasi completata. Il progetto prevedeva la creazione di una struttura seminterrata con una sala polivalente per ospitare attività ludico-ricreative culturali, una cucina e uno spazio polifunzionale esterno. Negli ultimi giorni è stata colorata proprio la piastra esterna polivalente, ma questo progetto parte da lontano, come spiega l'assessore lavori pubblici del Comune di Fermo, Ingrid Luciani. In luogo della vecchia scuola, che ormai non era più utilizzata da anni, con la forte spinta degli abitanti della zona e del centro sociale, di quelli che animano il centro sociale, si è deciso di riqualificare e demolire la scuola, creare una piastra polivalente aperta alle attività che potranno essere organizzate e dei locali lo stesso che potranno essere utilizzati con molteplici funzioni e che quindi il centro sociale potrà sfruttare in aggiunta a quelli, ai locali che già, di cui già dispongono nei pressi della chiesa. I locali sono su due livelli e la piastra offre veramente la possibilità di fare attività dal gioco, piccoli spettacoli, letture, insomma, quindi la fruibilità potrà essere molto ampia. La piastra esterna sarà funzionale allo svolgimento di attività sportive come basket, calcetto, pallavolo e fitness. In più l'area avrà anche del verde attrezzato per il gioco. Una progettualità, come si diceva, condivisa con il quartiere e il centro sociale. Diciamo che il primo progetto addirittura è sorto da loro, infatti è stata veramente continua la sinergia con loro per aggiustare, modificare, integrare, implementare, quindi insomma ringrazio veramente sia i nostri tecnici comunali che la direzione dei lavori, l'architetto Beribè e anche tutto il centro sociale con il presidente e i tecnici della zona, il geometra Tomassini e l'architetto Rocchi, che proprio veramente hanno continuato a supportarci in ogni momento.